Parità. Finisce 0-0 l'anticipo del sabato tra Marina e Loreto. Al termine dei 90 minuti un pari che può starci per quanto visto in campo, anche se il Marina con la traversa centrata da Zupo può recriminare qualcosa. La compagine di Moriconi invece strappa un buon punto dopo la vittoria di sabato contro la San Giustese, targata Alessandro Tomba, super protagonista nel neutralizzare due calci di rigore. Ed è proprio il one man show di sabato scorso Tomba ad essere chiamato in causa al decimo sul tiro di Noviello che ne testa i riflessi. Passano 8 minuti e la banda tiranti può beneficiare di un calcio di punizione. Se ne incarica lo specialista Severini, ma il numero 1, Mariano, è bravo a deviare lateralmente. Si avventa così sul pallone Noviello, che scodella al centro, ma Tomba con i pugni in uscita, conquista un fallo. Al 26esimo il Loreto prova a pungere con una crossa di Moriconi per Bruciapaglia. Giovagnoli risponde presente, ma c'è anche la chiamata dell'assistente che chiama la posizione di offside. Situazione analoga 3 minuti più tardi con la girata di Chedira su assist di Camilletti e spizzata del capitano Michele Garbuglia, ma l'azione viene fermata per fuorigioco. Prende campo il Marina nell'ultima fase di gioco del primo tempo con il tiro cross di Zupo, dove Pellonara non arriva per questione di centimetri. L'ultima chance per la formazione bianco-blu arriva con Noviello e Santini, che sul cross di Severini vanno in girata, ma la palla termina alta. Una prima parte molto combattuta, soprattutto nella zona nevralgica del campo, ed è anche questa la trama dell'avvio di ripresa. Ne fa le spese subito Pigliacampo, che al quarto minuto commette questo duro fallo a metà campo e viene ammonito. Il Loreto si scuote e va in avanti con il cross di Ciminari, spizzata per Chedira, nettamente il più vivace tra i suoi, poco freddo però, sotto porta a finalizzare l'azione. Al 21esimo l'occasione più chiara della gara, Noviello si accende dalla destra, crossa in mezzo, Zupo stacca di testa e direziona la sfera come meglio non potrebbe, soltanto la traversa a frapporsi fra il gol e il 9 bianco-blu. Grande chance per i ragazzi di Tiranti che vanno vicini al gol anche 9 minuti dopo con questo cross per Pellonara che non arriva ad impattare come nel primo tempo. Al 35esimo di nuovo Loreto con il lancio di Moriconi, Garbuglia si avvita di testa, palla poco alta sopra la traversa. Il Marina quindi ci prova con la forza dei nervi ma non riesce a sbloccare la gara. Con il Loreto sempre bravo a difendersi con ordine. Al comunale di Marina di Montemarciano finisce a reti inviolate.